Luisa Stagi, docente di sociologia, autrice del libro Food Porn, l'ossessione del cibo in TV e sui social media. Buonasera. Buonasera. Food porn, che cosa significa? Che cos'è? Allora, food porn comunemente è intesa la moda ormai di fotografare i piatti e di condividere l'immagine sui social media, sui social network. In realtà food porn per me è la sovrabbondanza di discorsi sul cibo, soprattutto che circola nel media televisivo. Quindi da un lato un'iperproduzione di trasmissioni che parlano di come cucinare il cibo, ricette, gare culinarie, chi più ne ha più ne metta, e dall'altra parte però il controdiscorso sulla dieta, sull'importanza del corpo magro e del corpo magro come sinonimo di buona cittadinanza, di capacità di autosorveglianza. Quindi food porn è tutta la circolazione del discorso sul cibo e anche tutta la circolazione di un discorso sul saper scegliere bene i cibi, sapersi muovere bene nella complessità alimentare e essere un po' foodie, che è un nuovo modo per dire una cosa che un tempo appunto veniva definita gourmet. La sua ricerca ha davvero tanti spunti interessanti. In particolare le volevamo chiedere, ma questa narrazione del cibo può e come influisce sulle dinamiche di genere? Diciamo che sul territorio del cibo le dinamiche, le strutture, le gerarchie di genere agiscono fortemente. C'è questa idea che il nutrimento sia un'attitudine, un dovere femminile e che il cibo sempre di più è anche come dire, una competenza maschile, ma appunto può essere una competenza o un piacere. Per le donne il nutrimento, l'alimentazione, il cibo continua a essere un territorio di dovere, di cura, tant'è che appunto anche nelle immagini, nei simboli di Expo 2015 c'era l'idea della donna che nutre, che si prende cura. Nelle immagini televisive ritroviamo spesso delle immagini di donne che cucinano ma non sono chef, sono rare le chef che appaiono nei programmi televisivi, ci sono, Carla Ravaioli per esempio è sicuramente una un'icona molto presente, però la maggior parte delle figure che conosciamo impersonano diversi tipi di femminilità, però sempre legate a una cucina o domestica o a una cucina di cura, mentre le icone maschili, i personaggi ormai notissimi, i chef che sono diventati appunto dei simboli seguiti anche molto rintracciati dai media, che dedicano loro copertine, servizi eccetera, sono tutti rappresentati come degli uomini molto virili, degli uomini competenti, degli uomini che se cucinano lo fanno per professione e con un grande sapere. D'altra parte anche nella storia della televisione è sempre stato così, inizia appunto con l'affiancamento di Veronelli, che rappresenta la competenza, il gusto, è colui che porta il gusto in televisione, e Aveninchi che rappresenta la cuoca che viene dal popolo e che sa cucinare perché è stato tramandato, perché è una tradizione familiare. La narrazione del cibo influisce anche sulla costruzione dei confini di ceto, è così? Accennavamo prima all'affiancamento di Veronelli e Aveninchi, che è stata proprio la prima diciamo occasione in cui si è proprio manifestato, si è messa in scena la distanza di ceto in una trasmissione culinaria, no? E da lì in poi diciamo che gli esempi sono molti, c'è una serie di esempi cinematografici importanti che mettono in scena proprio questa idea della distanza tra classi o ancora meglio tra ceti e la cucina, ma ci sono state anche molte trasmissioni recentemente che hanno enfatizzato questa differenza. L'idea è appunto che chi nasce e cresce nella bellezza riesce a
gustare, a riconoscere la bellezza, e chi invece ha avuto un altro tipo di percorso di vita, di socializzazione, difficilmente riuscirà a farlo, no? Tanti spunti politici ci sono in questo libro, in particolare l'influenza della dieta e l'influenza della narrazione del cibo nella società neoliberale, quindi in una società dove non esiste più il welfare state. Sì, in realtà appunto ci sono degli studi che mostrano proprio come le prime trasmissioni che parlano di dimagrimento, in particolare la Makeover Television, nasce proprio dall'esigenza di contrattare la spesa sanitaria, no? Quindi soprattutto negli Stati Uniti, dove l'assistenza sanitaria è privata, a un certo punto le lobby di assicurazione sanitaria si accorgono che conviene di più che le persone dimagriscano, anche con interventi di bypass gastrici, piuttosto che curare gli esiti dell'obesità, le conseguenze dell'obesità. Da quel momento lì iniziano molti format sul dimagrimento, e il messaggio di questi format è proprio questo, cioè l'individuo contemporaneo immerso nella società neoliberale deve badare a se stesso, deve essere costantemente sotto autosorveglianza e autocontrollo, e il corpo magro parla di questa sua capacità di essere un buon cittadino, quindi un cittadino che non peserà sulla spesa sanitaria in società in cui praticamente non esiste più il welfare. Grazie.